Giornata piena di emozioni ieri mattina nella Sala della Concordia del Comune di Fano, dove 17 uomini e donne dai 40 ai 47 anni sono stati premiati per il conseguimento di grandi risultati ottenuti ai campionati di equitazione che si sono svolti a Torino nel mese di giugno. Grazie all'impegno e alla costanza che li ha dotati di grandi abilità, questi campioni speciali del Centro Itaca hanno messo il cuore oltre all'ostacolo, come ha sottolineato l'assessore allo sport Barbara Brunori, e chi al passo, chi al trotto e chi al galoppo hanno portato a casa medaglie iridate ed argento. Complessivamente il team Itaca è tra le prime tre squadre italiane ad aver conseguito il maggior numero di presenze e di vittorie ai campionati di questi ultimi anni. Questo è stato un ulteriore trionfo di medaglie dopo anni e anni di attività. Il centro è stato fermo rispetto all'attività sportiva per 2 anni, gli anni del Covid ovviamente, che hanno fermato le attività anche a livello nazionale. Dopo 2 anni abbiamo ripreso e abbiamo ripreso alla grande, portando a casa 4 ori e almeno 2 argenti. In più abbiamo portato a casa anche una convocazione per i mondiali di Berlino, perché uno degli atleti del team Itaca nel 2023 parteciperà ai giochi mondiali di Berlino, sempre di Special Olympics, sempre nella disciplina dell'equitazione. Ma ogni quanto si allenano? I ragazzi si allenano almeno una volta a settimana, poi durante le competizioni, prima delle competizioni, ovviamente riusciamo a incrementare un po' gli allenamenti per cercare di raffinare, di definire la prestazione che andranno a fare. L'attività sportiva, ha proseguito Buccioletti, è il risultato finale di un lungo percorso, anche decennale, che i ragazzi iniziano quando diventano ospiti del Centro Itaca. Infatti, insieme ai cavalli, fanno anche riabilitazione psicofisica. Ognuno di loro ha un programma dedicato e questo tipo di attività è l'unico nella provincia di Pesaro Urbino. Dico sempre che in qualche modo il comune è la famiglia più grande della città. Quando un componente ottiene un risultato, lo si festeggia, lo si valorizza. Quindi abbiamo voluto, come dicevo, festeggiarli, ma ringraziarli per questo risultato, per il risultato che ha ottenuto la squadra delle ragazze e dei ragazzi, la squadra degli educatori, di tutto quello che sta intorno ad Itaca, alla scuderia, perché questo è il vero risultato, quell'inclusione dove ognuno si sente protagonista e non accettato. E qui abbiamo visto lo spirito, la gioia, la bellezza, la simpatia di questo momento, e poi diciamolo, ci sentiamo anche orgogliosi di avere queste ragazze e questi ragazzi che ottengono anche questi bei risultati.